Dalla convenzione con il Napoli Calcio solo vantaggi per il territorio e l'immagine dell'Abruzzo. In estrema sintesi è quanto sottolineato dal presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio in conferenza stampa all'indomani del decreto di archiviazione della Corte dei Conti in merito all'esposto sull'accordo stipulato tra Regione Abruzzo e Club Partenopeo per ospitare i ritiri precampionato a Castel di Sangro per 6 anni dal 2020 al 2025 e rinnovabili altri 6 al costo di 1 milione di euro l'anno. I costi dell'operazione erano finiti nel mirino dei giudici contabili dopo la segnalazione del Movimento 5 Stelle. Marsiglio. Io spero che queste polemiche strumentali e stupide contro la Regione Abruzzo, che sta avendo forse il torto di sfidare l'egemonia del nord e delle regioni dell'arco alpino nell'offrire anche ospitalità di alto livello per squadre importanti, come avviene da decenni in tutto l'arco alpino, compreso per il Napoli. Non a caso il Trentino sta rilanciando e chiede al Napoli l'esclusiva, cioè in Trentino lavorano per escludere l'Abruzzo dall'orizzonte del Napoli Calcio. Spero che in Abruzzo lo capiscano tutti quanto sia invece utile averlo e quanto abbia portato di beneficio al territorio, e la si finisca con polemiche che danneggiano soltanto e fanno solo del male alla nostra regione. Marsiglio ha anche ricordato il forte incremento delle presenze turistiche nell'Alto Sangro. Rispetto al 2019 sono aumentate del 65% nel 2020 e del 66% nel 2021. Senza parlare dei 150 milioni di accessi annui sui canali social del Napoli Calcio, dove appare il logo della Regione Abruzzo. Con questi numeri, dice ancora il presidente, chi polemizza sul ritiro del Napoli in Abruzzo dimostra mancanza di cultura turistica. Leggere certe critiche, certi commenti di chi fa il solone e pretende di insegnarci come si fa la promozione e il marketing territoriale in una regione che aveva utilizzato i fondi europei nel precedente ciclo, quello che sta terminando, e non c'era un euro per fare la promozione territoriale e turistica, non aveva nominato un assessore al turismo. Le politiche turistiche in Abruzzo sono di fatto inesistenti da decenni. Io sto cercando con la mia squadra e la mia maggioranza di fare invece promozione turistica, di fare marketing territoriale, di far conoscere l'Abruzzo agli italiani e al mondo intero, e con il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei che abbiamo e stiamo attendendo le autorizzazioni dall'Europa e dal governo per poter cominciare a spendere quei soldi, abbiamo messo oltre 50 milioni di euro nel capitolo, nella missione relativa alla promozione e al marketing territoriale, quindi avremo finalmente le risorse per far conoscere davvero l'Abruzzo e cercare di moltiplicare le entrate e gli ingressi turistici nel nostro territorio, che può offrire molto di più di quello che ha fatto fino ad oggi. Si è parlato di infungibilità e di urgenza, ha ricordato in conferenza Guido Liris, assessore regionale al bilancio e neosenatore, ma credo siano soprattutto occasioni da cogliere al volo. Per questo abbiamo dovuto agire con certe tempistiche per evitare che altre regioni facessero quello che abbiamo fatto noi. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila, ha sottolineato come la scelta sia stata strategica e in linea con le località italiane più blasonate, aggiungendo anche un retroscena. Ha detto: è stato un colpo di fortuna, in che senso? Beh, intanto questa vicenda la dobbiamo al Covid, perché in nessun caso avremmo potuto immaginare, ma già l'idea di che è venuta probabilmente dal presidente Laurentiis, dice: mi devo giocare questa iniziativa del ritiro vicino alla città di Napoli. Evidentemente la più vicina era l'Abruzzo, che ha montagne, che ha ovviamente località di questo genere qua, probabilmente ridondava ancora all'esperienza della Serie B del Castel di Sangro, quindi tutto sommato è venuta fuori da questo tipo di circostanza fortuita. Io ho pure detto che senza il Covid la negoziazione l'avrei vista alquanto impossibile, ma non sarebbe venuto in mente a nessuno. Ecco perché dobbiamo anche a questa circostanza negativa una esperienza positiva. Sicuramente avrà visto per primo lei i dati super positivi delle presenze turistiche sull'intero territorio, io direi anche abruzzese, oltre che dell'Alto Sangro. Sì, noi abbiamo una crescita d'immagine che riguarda tutto l'Abruzzo, e chi nega questo nega l'evidenza, o evidentemente è disinformato o non presta un po' di attenzione ai dati che sono quelli inanellati dal presidente Marsiglio.
Evidentemente nel territorio dell'Alto Sangro questo è accentuatissimo, è diretto e ha provocato ulteriori effetti, persino del mercato immobiliare. Io non più tardi di un mese fa il Corriere della Sera ha pubblicato una classifica delle località montane più gettonate dal punto di vista edilizio. Dall'Emilia Romagna alla Sicilia siamo l'unica località presente. Di operazione importante parla anche Daniele Damario, all'epoca non ancora assessore regionale al turismo. Il presidente Mauro Febbo allora ebbero l'intuizione di fare questa convenzione con il Napoli Calcio, che poi io ho proseguito nelle due annualità successive. Sicuramente oggi la Corte dei Conti certifica che è stata un'operazione che ha portato benefici al territorio, ma noi non avevamo mai avuto dubbi su questa cosa. È evidente che le manifestazioni sportive, il ritiro delle squadre di calcio sui territori rappresentano un momento di visibilità incredibile. Noi ci abbiamo sempre puntato, ovviamente sulle manifestazioni sportive. Vorrei ricordare che l'anno prossimo ospiteremo la partenza del Giro d'Italia, quindi sono momenti di visibilità incredibili per una regione come l'Abruzzo, che ha bisogno di mettersi in mostra, di far capire che c'è un angolo d'Italia bellissimo, e se riusciamo a portare le persone un solo giorno in Abruzzo siamo convinti che se ne innamorano e poi ci torneranno sicuramente. Quindi sicuramente un'operazione importante per l'Abruzzo di immagine, ma soprattutto di riscontro sul territorio. La convenzione firmata con il Napoli ha la durata di 6 anni, però con l'opzione di altri 6, secondo lei si potrà andare avanti? Bah, sicuramente sì, anzi secondo me dovremmo anche rilanciare con Napoli immagini. Se il Napoli vince lo scudetto, oppure se addirittura, insomma, visto il cammino che fa anche in Champions League, potesse essere campione d'Europa. Insomma, sicuramente è un bigliettino da visita importante, e legare il nostro nome a una realtà come Napoli, insomma, voglio dire, il nostro bacino di utenza immediato sicuramente è Napoli, Bari, Roma, sono metropoli che stanno a 1 ora e mezza di macchina dal nostro territorio, e quindi è importante legare il nostro nome a quei territori. Quindi sicuramente è un'operazione che per quanto riguarda l'Abruzzo andrà avanti.